Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica con la due giorni abruzzese del leader della Lega Matteo Salvini. Ieri sera a Chieti al Supercinema, questa mattina a Pescara nel mercato di Via Pepe per incontrare i suoi sostenitori e anche, questo è avvenuto a Chieti, per proclamare Fabrizio Di Stefano quale candidato a sindaco alle prossime amministrative del capoluogo teatino. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Chieti è una città che merita tanto e quindi sono contento di aver presentato ieri una squadra all'altezza, un candidato all'altezza. Su Di Stefano c'è già l'accordo anche con gli altri partiti del centrodestra? Questa è la nostra proposta, però penso che sul suo curriculum e sulla sua capacità amministrativa nessuno possa dire nulla. Bagno di folla questa mattina al mercato di Via Pepe a Pescara, dove è arrivato il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, che nel suo tour preelettorale nella nostra regione ha voluto salutare anche i tanti pescaresi che stavano facendo spese prenatalizie. Tra strette di mano, selfie e foto non sono mancati anche isolati contestatori. Salvini con i giornalisti ha parlato di temi di politica nazionale, ma anche della popolare di Bari e dei disagi sulla A14. Ma c'è qualcuno che anche in queste ore è chiuso dentro i palazzi per inventarsi nuove tasse e per tenere sotto processo a vita 60 milioni di italiani. Io preferisco ascoltare per il nuovo anno le richieste vere della gente vera che chiede la flat tax, meno tasse, meno burocrazia, più sicurezza. C'è un governo che vuole cambiare o cancellare i decreti sicurezza mentre gli italiani vogliono più sicurezza. Quindi dedico il mio 23 dicembre, come lo farò domani mattina a Milano, all'ascolto, all'incontro della gente fuori dai palazzi in attesa di tornare al governo. 7 miliardi di nuove tasse, più burocrazia, manette per chi non ce la fa, senza che il Parlamento, che rappresenta il popolo, abbia potuto cambiare nulla. È un governo pericoloso, composto da incapaci, litigiosi, che la democrazia non sanno dove sta di casa. Occorre riformare la giustizia perché non è possibile che un magistrato si alzi una mattina e sequestri pezzi di strade, autostrade e cantieri, rovinando la vita a migliaia di cittadini. I giudici facciano i giudici. Si chiacchiera di commissioni d'inchiesta sulle banche da troppo tempo. La Lega è pronta a votarla domani mattina, però anche su questo stanno litigando il governo, l'hanno rinviata per l'ennesima volta. Chi ha sbagliato deve pagare, qua è evidente che c'è qualcuno che ha prestato soldi a gente a cui non li avrebbe dovuti prestare. Buon Natale e io non mollerò mai. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ora una notizia di cronaca. Restiamo ancora a Pescara, dove c'è stato un sequestro di droga nelle aree di risulta della stazione, e in particolare presso il terminal degli autobus, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1 chilogrammo di marijuana confezionato in due involucri impacchettati ed occultati all'interno di uno zaino. Fermato un 22enne nigeriano, dopo il ritrovamento dello stupefacente, tratto in arresto e rinchiuso nel carcere di San Donato. La droga sequestrata sul mercato delle festività natalizie avrebbe consentito agli spacciatori di guadagnare almeno 15.000 euro. Proseguiamo con la politica. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, denuncia l'abbandono delle periferie di Pescara da parte delle istituzioni. Proliferano, dice, criminalità e abusivi oltre agli spacciatori. Sentiamo. Pettinari, siamo a poche ore dal Natale, però i problemi nelle periferie pescaresi continuano ad esserci e lei vuole lanciare l'ennesimo grido d'allarme e soprattutto dire che quando si spengono i riflettori, tutto torna come prima. Sì, bravissimo. Sì, io sono venuto oggi proprio perché sotto alle festività natalizie, purtroppo, gli acquirenti di droga aumentano. C'è molto più spaccio di droga e questi sono i territori dove purtroppo si spaccia droga e sono le centrali dello spaccio più preoccupanti. Quindi non parliamo solo di qui, Fontanelle, Rancitelli, Via Rigopiano, Zanni, San Donato, Borgo Marino. Ecco, tutte queste zone devono essere maggiormente attenzionate e torno a chiedere l'unità fissa H24 di polizia nelle zone più calde. Qui solamente in questa via addirittura ci sono, ho fatto una ricognizione, 21 occupanti abusivi ancora, 21 occupanti abusivi in una sola via, 180 in tutta la provincia di Pescara, quindi c'è ancora tanto da fare e devono ripartire gli sfratti, a mio avviso. Poi c'è un problema serissimo purtroppo che ho scoperto nel DEF di Regione Abruzzo, il documento di economia e finanza, che si sono approvati la revisione dei canoni sociali. Che cosa vuol dire? Che loro per recuperare soldi
prevedono, perché io così lo leggo, un aumento dei canoni sociali alle case popolari, ma chi già lo paga? Cioè non bisogna andare a colpire le persone oneste che già pagano il canone, ma chi non paga? Qui ci sono persone che da 10 anni non paga, che sono morosi, che non hanno mai pagato un euro. Questa è una cosa vergognosa che non si può concepire. Poi mi lasci dire, è di queste ore la notizia che hanno impugnato la legge regionale sulle case popolari. Perché questo? Non è una valutazione politica, è una valutazione tecnica, perché hanno sbagliato a scrivere la legge. Io l'ho detto più volte, questa legge è scritta male, hanno fatto delle discriminazioni, sulle discriminazioni naturalmente entri in conflitto con la Corte Costituzionale e te la impugnano. Noi dovevamo colpire esclusivamente i delinquenti, i criminali, tutti coloro che delinquevano all'interno delle case popolari. Se scriveva bene, come dicevo io, la legge non veniva impugnata. Questo è un qualcosa che grida vendetta. E poi in questi territori dove noi siamo si continuano a vedere persone che magari non pagano l'affitto, spacciano droga dentro casa e tengono sotto la macchina parcheggiata di 70.000 euro. Io queste cose non le voglio vedere più, io continuerò a combattere a testa alta e con la schiena dritta sotto casa degli spacciatori, a dire colpiamo con forza questa gente, solo a tutela dei cittadini onesti che si alzano la mattina e si spaccano la schiena. Cambiamo argomento e ci occupiamo della nuova sede della Regione Abruzzo a Pescara da parte del Partito Democratico con il consigliere regionale Antonio Blasioli. Ci sono delle critiche rispetto alla questione riguardante l'ubicazione della nuova sede nelle aree ex COFA. Blasioli dice che è la Regione che deve decidere. Vediamo il servizio. Allora, intanto sull'università diciamo che manteniamo aperta l'attenzione per una localizzazione all'interno dell'ex COFA che non condividiamo. Non condividiamo l'attrocemento davanti al mare, ma condividiamo invece un obiettivo prioritario, cioè che l'università risolva i suoi problemi. Da questo punto di vista il Partito Democratico è pronto a scendere in aiuto naturalmente al governo cittadino e regionale per l'università. Poi notiamo diciamo, una discordanza tra i documenti programmatici del Comune di Pescara e quelli della Regione. Il Comune di Pescara ha appena approvato il DUP, il sindaco Carlo Masci chiede la localizzazione della sede della Regione all'interno dell'ex COFA, in realtà il DEFR, cioè il documento di finanze regionale che approveremo il 27 in Consiglio regionale, non prevede assolutamente la sede unica della Regione Abruzzo e soprattutto non la prevede all'interno dell'ex COFA. Invece per noi è fondamentale prevederlo, tant'è vero che abbiamo preparato un emendamento sulla sede unica della giunta regionale nella città di Pescara che possa rimettere assieme le 7 sedi che sono attualmente presenti sulla città di Pescara, che creano inefficienze e diseconomie. E vogliamo che questo sia un obiettivo prioritario tra il 2020 e il 2022 in questo triennio, che sia realizzato in un posto accessibile, che dia dignità alle sedi della Regione Abruzzo, non solo per la Regione Abruzzo ma anche per i dipendenti e per i fruitori di questo ente, e soprattutto che sia ben collegato con gli assi viari di ingresso ed uscita della città. Se poi riusciamo ad ottenere anche un altro obiettivo, che è quello della localizzazione all'interno di Pescara Ovest per la riqualificazione di quel quartiere, è ancora meglio. Ci teniamo però a precisare che non meno di 5 mesi fa il sindaco Carlo Masci, presentandosi alla città nel suo programma di governo, stabiliva appunto che nella Villa del Fuoco, cioè in questa parte della città, andava localizzata la Regione Abruzzo, la sede unica della Regione Abruzzo. A 5 mesi di distanza ha cambiato completamente il proprio pensiero. Adesso ci spostiamo a Lanciano, dove ci sono molte polemiche in merito al cosiddetto ampliamento della discarica di Cerratina. L'assessore Campitelli non dice no rispetto a questo tema, a questa problematica e all'ampliamento, ma la città e il suo mondo politico è divisa. Vediamo il servizio. Non dico un no a priori, in assessorato valuteremo con carte alla mano. Così Nicola Campitelli, assessore regionale rifiuti, si esprime sull'ampliamento della discarica di Lanciano. La richiesta giunge dall'Assemblea dei Sindaci Soci di Ecolan, la SPA pubblica della gestione rifiuti nel Frentano. L'autonomia di Cerratina, che accoglie il rifiuto indifferenziato ma trattato senza organico, quindi in odore, è stimata in altri 4 anni per circa 330.000 metri cubi di capacità residua. Se non si comincia da adesso a progettare l'ampliamento, questo è l'appello di Ecolan, il territorio rischia di rimanere senza discarica.
Ma l'assessore Campitelli non vuole certo l'emergenza sanitaria e dice in Abruzzo al momento ci sono a disposizione circa 800.000 metri cubi di volumetria residua, disponibilità che provengono dalla discarica di Atri non realizzata e dal CIRSU ceduto ad un privato. Non possiamo trascurare, voglio dire, quello che sta succedendo in altre parti d'Italia, dove ci sono dei no a prescindere senza nessun senso e poi ti ritrovi i rifiuti bruciati per strada. È ovvio che questa è una condizione che noi in Abruzzo non dobbiamo e non vogliamo raggiungere. Bisogna valutare in modo sereno, onesto, la cosa migliore da fare per questo comprensorio e per il territorio. Ha anche detto le discariche abruzzesi solo per i rifiuti degli abruzzesi. Assolutamente sì, questo è un altro concetto che fa parte ed è entrato in vigore nel momento in cui io sono assessore ai rifiuti, diciamo, della regione Abruzzo. Ho dato diciamo, un'indicazione ben precisa e soprattutto ho fatto chiarezza, dove al primo posto c'è l'interesse collettivo e quindi dei cittadini e secondo punto che nelle discariche pubbliche abruzzesi soltanto i rifiuti degli abruzzesi, punto. E adesso siamo arrivati alla pagina dello sport che apriamo parlando di calcio di Serie B e del Pescara, nuova prova deludente del Delfino che non va oltre l'1-1 contro il Trapani nel primo tempo in svantaggio per una punizione di Targudò. Il Delfino pareggia con Ciofani. Nella ripresa il Pescara attacca sterilmente e riesce a creare solo una palla gol. Zauri per ora resta sulla panchina, ma saranno decisive le prossime due gare che chiuderanno l'anno solare il girone contro Livorno e Chievo. Il servizio. Delude ancora il Pescara che non va oltre il pari con il Trapani, conquistando un pareggio che serve solo per muovere la classifica. Prova opaca per Memusciai e compagni che rimandano ancora l'appuntamento con la vittoria, denotando i problemi emersi anche nelle gare precedenti. Zauri torna al 4-3-2-1 mandando in difesa Ciofani, Del Grosso, Scognamiglio e Drudi. A centrocampo si rivede Palmiero dopo quasi un mese e mezzo, mentre Borrelli si riprende il posto di punta centrale in attacco. Parte forte il Delfino prendendo subito in mano il pallino del gioco, pur senza nella prima parte di gara riuscire a graffiare al 12esimo, anzi è pettinare a mettere il pallone in rete, fermato però su un fuorigioco che non c'è. Lo scappato pericolo scuote in un certo senso i biancazzurri, che però faticano come nelle precedenti esibizioni a creare pericoli alla difesa più battuta del torneo, e tutto questo fino al 21esimo, quando Memusciai carica il tiro dalla distanza con Carnesecchi che ribatte, con Galano che nei pressi non riesce a toccare il pallone perché anticipato dai difensori solani. Resta così la parità allo stadio Adriatico con la ragnatela di Castori che tiene, con gli ospiti che alla mezz'ora trovano il gol del vantaggio. Fallo quasi al limite di Ciofani su Colpa dopo un passaggio scriteriato di Scognamiglio e punizione dal limite con Tangardò che non sbaglia, regalando il vantaggio alla sua squadra. Biancazzurri costretti ancora una volta ad inseguire, anche se fortunatamente questa volta il vantaggio ospite dura 12 minuti perché al 42esimo Ciofani in mischia scaccia i fantasmi che iniziavano ad aleggiare allo stadio Adriatico, mettendo il pallone in rete per il gol del pareggio. Nella ripresa si ricomincia con grande equilibrio. All'11esimo Memusciai prende la mira dai 30 metri, ma la sfera termina sopra la traversa della porta difesa da Carnesecchi. Al 13esimo Zauri opera il primo cambio con Maniero in campo al posto di Borrelli. Le due formazioni sono più lunghe rispetto al primo tempo, anche se le emozioni sono cosa davvero rara. Il Pescara, così come nel primo tempo, fa la partita, offrendo però un calcio piuttosto approssimativo e confusionario. Al 32esimo sembra fatta per gli abruzzesi, ma sul tiro di Macin destinato all'angolino il portiere ospite miracoloso e devia il pallone in calcio d'angolo. Al 35esimo finisce la gara dell'ex biancazzurro Pettinari, sostituito da Evacuo. Al 36esimo nel Pescara entra Castanos per Busellato, con i biancazzurri che continuano a premere anche se in maniera confusa, e con Zauri che nel finale gioca anche la carta Bocic all'esordio stagionale. La situazione però non cambia, con Evacuo che poi al 94esimo va vicino al gol del 2-1. Fischi dalle tribune dello stadio Adriatico al 91esimo per i biancazzurri azzurri, con la gara di Livorno che a questo punto assume importanza assoluta per il prosieguo del torneo. Ed ora la Serie D. Il Notaresco chiude uno straordinario girone d'andata con una sconfitta. Il gol di Pomante in apertura illude la squadra di Vagnoni, che cede però in zona Cesarini, ma mantiene
un vantaggio di 9 punti sulla seconda in classifica, che da ieri è il Matelica, che ha spugnato il campo della Recanatese. Vediamo il servizio. Il Notaresco conosce al capo i prati di Fiuggi, la seconda battuta d'arresto stagionale. In pratica i rossoblù hanno perso all'esordio il 1° settembre scorso contro il Vasto Girardi ed in terra laziale al Giro di Boa. Nel mezzo un cammino strabiliante fatto di 14 vittorie ed un pari che permette alla squadra di Di Giovanni di arrivare alle feste di Natale forte del primato con 9 punti di vantaggio sul Matelica secondo. Il Fiuggi si è confermato avversario ostico, pericoloso, che ha un conto aperto con le abruzzesi. Ultimo successo esterno a Città Sant'Angelo contro il Chieti, ultimo casalingo prima di oggi contro il Giulianova il 20 ottobre scorso. Roberto Vagnoni recupera dopo le rispettive squalifiche di Stefano e Frulla, ma deve rinunciare agli infortunati Marcelli, Raffaello e Blando, questi ultimi due assenti dell'ultima ora, promosso di nuovo titolare Morganti. Sul fronte opposto coppia d'attacco per mister incocciati D'Andrea Macri, 11 reti in 2. Il Notaresco ha un ottimo impatto sul match e nei primi 9 minuti crea 2 occasioni, al quinto con Stivaletta e al nono con il solito Sansovini. In entrambi i casi Kingari fa bella figura. Al 12° la squadra del presidente Di Giovanni passa con uno stacco imperioso di Pomante su cross perfetto di Frulla, 0-1 e terzo gol del centrale rossoblù. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e dal 18° ecco il pari. Sul primo angolo a favore, in elevazione, Scalon batte tutti e mette alle spalle di Monti. Il pari galvanizza il Fiuggi e che crea pericoli. 2 giri di lancette più tardi, D'Andrea e Macri si presentano infatti davanti all'estremo ospite. Il ripiegamento difensivo, Pomante, è provvidenziale, anche se l'arbitro vede un retropassaggio. La successiva punizione a 2 in area vede prima la respinta della folta barriera e poi il tiro alto di Locci. Sulla linea di centrocampo la compagine di casa prevale rispetto a quella notareschina e dal 31° grida al gol il pubblico laziale. Sulla stoccata di Forgione il tocco di Monti, proteso in tuffo, e il palo salvano i rossoblù. I ritmi restano alti ma a riposo si va sull'1-1. La ripresa inizia sulla stessa falsariga e dopo 90 secondi l'occasione propizia capita sul piede di Basilico. L'uscita bassa di Monti è tempestiva e perfetta. L'11 di Vagnoni continua a soffrire le scorribande dei giocatori di casa e al 10° è ancora il legno a salvare gli abruzzesi sul tentativo di Macri. Con l'ingresso in campo di Gallo e di Di Saverio per il Notaresco tatticamente le cose migliorano e dopo il 20° la capolista torna dalle parti di Kingari. Al 20° proteste per una rete annullata per fuorigioco a Sansovini su imbeccata di Frulla, mentre 3 minuti più tardi l'estremo di casa è superlativo su Romano. Quando la sfida sembra incanalarsi sull'1-1, al 90° ecco la svolta. Passaro recupera palla e pesca sulla sinistra Zaccone, che entra in area e beffa Monti. È la prima gioia per l'esterno, esplode il pubblico di casa che vede l'impresa ad un passo. Vagnoni butta nella mischia anche Fagioli, ma nel recupero, con il Notaresco proteso in avanti, arriva il tris per il Fiuggi, con D'Andrea in contropiede. 3-1 e feste di Natale gioiose per il Fiuggi. Nell'unico derby di giornata giocatosi a Pineto, il Chieti ha superato l'Avezzano 2-0 grazie alle reti di Traini e del neoacquisto Sivilla. Cocente delusione in casa Avezzano, il tecnico Liguori ha rassegnato nuovamente le dimissioni, stavolta irrevocabili. Sulla panchina marsicana torna così Antonio Meco Monaco. Il servizio è di Stefano Recanati. L'ultima giornata del girone d'andata propone sul neutro di Pineto il derby tra due squadre in cerca di punti preziosi per uscire dalla zona pericolosa della classifica. Pino Di Meo passa al 4-3-3, dietro non c'è Ricci, al suo posto Chiocchia, sulla mediana Meola con Bacicalupo e Di Cillo. In avanti il tridente Traini, Sivilla e l'ultimo arrivato Sarrizzu. Avezzano, dopo una settimana movimentata con la conferma di Andrea Liguori in panchina, si schiera con il 4-2-3-1 con l'ex Camerlengo subito in campo a sostituire l'infortunato Fanti. Crasse e Morales in mezzo al campo, la tre quarti Agate, Quatrana e Cancelli, in avanti Rabbeni. Partita dal valore importante che gode sin da subito di buon ritmo, con il Chieti a fare la partita e l'Avezzano a giocare di contropiede. Proprio da una ripartenza all'undicesimo minuto Agate se ne va sulla destra e serve al centro Rabbeni, che sottoporta impreciso, ma l'attaccante era finito in fuorigioco. Al 25° primo squillo nero-verde con il neo arrivato Sarrizzu, che riceve la sponda aerea di Traini e con il mancino prova dalla distanza, ma la conclusione risulta imprecisa. La gara resta piacevole con l'Avezzano che si rende pericoloso
pericolosa in due occasioni, la prima al 27esimo con Agate che incrocia il tiro dalla destra, ma la conclusione dell'esterno bianco-verde non inquadra la porta. 4 minuti dopo tocca a Rabeni in ripartenza, l'attaccante è bravo a lasciare sul posto il diretto avversario e a calciare in porta con il mancino. Bravo a farsi trovare pronto Bruno che si allunga e sventa il pericolo. Ma il Chieti di questo primo tempo sembra una squadra rivitalizzata e al 34esimo trova il vantaggio. Sfondamento sulla sinistra sull'asse Chiocchia di Cillo, con quest'ultimo che mette in aria per Traini, bravo con il mancino ad eludere l'intervento di Magri ed infilare con il destro alle spalle di Camerlengo, con l'attaccante ad esultare insieme ai suoi tifosi. Ma le emozioni in questo primo tempo non sono finite, perché l'Avezzano ha l'opportunità di pareggiare nell'ultimo minuto di recupero quando Agate mette in mezzo, errore in chiusura di Chiocchia che regala un rigore in movimento a Rabeni, ma l'attaccante spara incredibilmente alto sulla traversa. Ad inizio ripresa subito il raddoppio del Chieti con Bomber Sivilla, bravo a controllare l'interno dell'area di rigore il pallone proveniente dalla destra e a infilare Camerlengo con una conclusione centrale, non esente da colpe, proprio l'ex portiere nero-verde. Continua a spingere il Chieti, che adesso vede la vittoria più vicina e sulle ali dell'entusiasmo, sfiora il Tris ancora con Sivilla al tiro dei 25 metri con la sfera che bacia la parte interna del palo e poi danza sulla linea prima di essere spazzata via dalla difesa. Girando alle sostituzioni con i mister che ridisegnano i propri schieramenti, l'Avezzano a trazione anteriore si fa rivedere in avanti al 20esimo con Quatrana che dalla sinistra in scivolata non riesce a inquadrare lo specchio. Al 32esimo ci provano ancora i marsicani con un'azione confusa in area di rigore, con la difesa teatina che si salva grazie ai riflessi di Bruno. I 5 minuti di recupero sono una formalità con il Chieti che gestisce il finale e regala ai suoi tifosi un bel Natale battendo nel derby l'Avezzano. I marsicani possono recriminare per le due occasioni sprecate nel primo tempo che avrebbero potuto disegnare un'altra gara. Si riprenderà dopo la sosta natalizia con il Chieti di nuovo in casa contro l'Avastese, l'Avezzano attesa dalla dura trasferta di Campobasso. Sanguinoso stop casalingo per il Giulianova con il Tolentino, un gol di Strano in pieno recupero costa la sconfitta ai giallorossi che subiscono anche il sorpasso in classifica. La squadra di Federico Del Grosso chiude così il girone d'andata in piena zona play-out. Il servizio. È finita con la contestazione dei tifosi all'indirizzo di squadra e società. Il Giulianova, in panchina Beppe Giglio per la squalifica di Federico Del Grosso, non poteva permettersi di perdere contro il Tolentino, ma i cremisi si sono imposti per 2-1 con il gol del successo arrivato in piena fase di recupero. I marchigiani hanno capitalizzato al meglio gli errori dei padroni di casa sotto nel punteggio dopo appena 7 minuti. Diamutene chiude male su Minnozzi che va via in velocità sulla sinistra, lascia poi partire un tiro non irresistibile ma su cui Di Piero, che in campionato è stato sempre tra i migliori in campo, arriva goffo non riuscendo a trattenere il pallone che scivola in fondo al sacco. Il pareggio il Giulianova lo trova poco dopo e il 12esimo calcio di punizione dal limite, serie di rimpalli, la sfera arriva a Torelli che scaglia il bolide in rete. Riagguantato il pareggio i giallorossi propongono comunque un buon fraseggio a centrocampo, Cipriani opera una buona circolazione di palla mentre Cesario e Di Paolo, supportati da Barlafante, hanno il compito di impensierire la retroguardia avversaria. Rischia però il Giulianova il contropiede marchigiano, spinto spesso da Di Domenico Antonio e da Minnozzi. Sul finire di tempo, prima Barlafante con un tiro da fuori e poi Di Paolo con una rovesciata in area, non trovano lo specchio della porta. Nella ripresa mister Mosconi presenta subito Strano al posto di Pagliari e sarà l'arma vincente perché proprio Strano realizzerà poi la rete del 2-1 finale per i cremisi. Tolentino più aggressivo, ma dopo il quarto d'ora il Giulianova prova a macinare più gioco. L'innesto di Vitelli per Di Paolo non dà però quella maggiore pericolosità in attacco. Al 16esimo la formazione giuliese reclama un fallo di mani in area. Il tocco con un braccio di Viola sembra esserci, ma il direttore di gara concederà solo l'angolo. Le occasioni da rete però mancano in area marchigiana. Cesario viene fermato per un fallo ai danni di Bucosse. Al 41esimo Minnozzi, sempre su azione di ripartenza, sfiora il nuovo vantaggio. Nel Giulianova, allontanato dalla panchina un collaboratore, e al 47esimo, nel secondo dei 4 minuti di recupero, la doccia fredda per i giallorossi sugli sviluppi di un corner Di Piero tentenna nell'uscita. Strano colpisce indisturbato piazzando il pallone alle spalle di tutti per il 2-1 che regalerà 3 punti pesanti e che consentono al Tolentino di scavalcare la formazione di Federico Del Grosso alla terza sconfitta consecutiva. Tolentino oggi fuori dai playout, Giulianova invece invischiato nella lotta salvezza. Grazie.
Pessima chiusura di girone per il Pineto che cade a Cattolica sul campo dell'ultima della classe. Alla squadra biancazzurra non è bastato giocare l'ultima parte di gara in superiorità numerica per rimontare due gol di svantaggio. Vediamo il servizio. Il Cattolica SM è tornato fanalino di coda solitario dopo la vittoria della Jesina nell'anticipo di sabato sul campo della San Giustese. È chiamato a rialzare la testa dopo la sconfitta al fotofinish di Vasto, che ha interrotto a tre la mini striscia positiva dei giallorossi. Cascione deve fare a meno di lungo degenti maggiori Ansingi e dell'acciaccato Gasperoni, ma può contare sugli acquisti Ferraro e Baic. Il primo parte titolare, il secondo dalla panchina. Subito un angolo per gli ospiti. Dalla bandierina Alessandro, festa calcia alle stelle. È passato solo un minuto. Dopo due giri di lancette, Rizzitelli duetta con Merlonghi e calcia dal limite dell'area, pallone fuori. Al settimo il tiro di festa è Sbilenco, sfera a fondo campo. Al diciottesimo Marianeschi dalla distanza e senza troppa convinzione, pallone lontano dai legni difesi da Glietti. Al minuto 22 il sinistro di Bianciardi dal limite dell'area, sibila lato di poco alla destra del portiere di casa. Dopo un avvio difficoltoso esce il Cattolica, al 23esimo il primo corner della partita per i giallorossi. Notariale tocca corto per Merlonghi. Palla Somme che crossa per l'incornata di Gaiola che impatta male. Al 25esimo il colpo di testa di Battistini viene parato ma non bloccato da Sciba che poi anticipa Rizzitelli comunque in fuorigioco. Due minuti dopo Merlonghi per Rizzitelli che si sistema il pallone e calcia di destro spedendo a lato. Si fa male Som, guaio muscolare dietro la coscia. Al suo posto al 33esimo entra Barellini. Al 38esimo il Cattolica passa in vantaggio. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Merlonghi tocca l'indietro per Cannoni. Sciba respinge con affanno la sua conclusione. Rizzitelli si avventa sul pallone e lo scaraventa in rete. 1-0 e nono centro stagionale per Rizzigol che corre sotto la curva giallorossa. Al 42esimo Alessandro dalla bandierina trova la testa di Pepe, la sfera sorvola la traversa. Al 46esimo Tomassini di testa spedisce fuori, l'attaccante ospite reclama il rigore, per l'arbitro è semplice rimessa da fondo campo. Al nono della ripresa la Cattolica raddoppia, punizione potente di Merlonghi, Sciba ribatte sulla testa di Ferraro, sfera sul palo e quindi in rete, 2-0. Gol all'esordio per il difensore ex Forlì. Al 13esimo Simoncelli converge calcia, pallone deviato da un difensore in angolo, il sesto per gli ospiti. Sugli sviluppi del corner Alessandro mette in mezzo, Pepe incorna alle spalle di Aglietti, il Pineto accorcia le distanze, 2-1. Al 18esimo la volée da posizione defilata di Amadio, dopo una bella apertura di Acquadro, è bloccata senza difficoltà da Aglietti. Al 21esimo altra punizione di Merlonghi dalla stessa zolla da cui aveva calciato per il gol del raddoppio di Ferraro. Questa volta Sciba blocca a terra la sua battuta. Al 23esimo Amadio prova a risolvere sparando dal limite dell'area, pallone a lato. Alla mezz'ora rosso diretto a Guarino per un fallo da ultimo uomo, Cattolica in 10. La conseguente punizione è battuta da Quadro, pallone sulla traversa e poi sulla linea di porta, Ferraro si rifugia in angolo. Al 41esimo il fendente di Acquadro a colpo sicuro scheggia la traversa e finisce a fondo campo, altra occasionissima per il Pineto. Al 48esimo la finta di Amadio gli consente di liberarsi di Notariale, il suo tiro è respinto da Glietti, poi si alza la bandierina dell'assistente per un fuorigioco. Al 50esimo la conclusione di Acquadro è bloccata a terra da Glietti. È l'ultima emozione, finisce 2-1 per il Cattolica, alla seconda vittoria stagionale. I giallorossi salgono a quota 12 in classifica, riagganciando la Jesina. Il Pineto resta a quota 27. La Vastese impatta 1-1 a Monte Giorgio. Resta il rammarico per la squadra di Amelia che si è fatta raggiungere nel finale dopo aver mancato le occasioni per chiudere la partita. Vediamo. Il Monte Giorgio raggiunge il pareggio negli ultimi minuti contro la Vastese in una gara non tra le più spettacolari, anche a causa del fastidioso vento che spirava sul Tamburrini. Gli abruzzesi possono mangiarsi le mani per un successo sfumato proprio al fotofinish. Al terzo occasione per parte, prima Giambè che serve Rozzi, il quale spara verso la porta ma Bardini para, poi sul capovolgimento di fronte palla a Palumbo che impegna Mercorelli. Al sesto si rivede il Monte Giorgio con Giambè che è troppo egoista, invece di servire un compagno meglio posizionato calcia verso la porta, con Bardini che non si scompone. Al 12esimo la gara si sblocca, il cross dalla sinistra di Esposito trova solo sul secondo palo Filippo Bardini che insacca nell'area piccola.
Il Montegiorgio accusa il colpo e rischia di subire anche la seconda rete, ma la difesa riesce a respingere le minacce biancorosse. Al 18esimo punizione di Omiccioli che pesca la testa di Ferrante, ma Bardini para a terra. Al 41esimo angolo di Trillini, palla viene respinta dalla difesa abruzzese sui piedi di Omiccioli, ma la conclusione viene deviata e il pallone arriva docile tra le braccia del portiere. L'ultima occasione della prima frazione ce l'hanno ancora i padroni di casa, al 43esimo con un tiro dal limite di Mariani che mira l'angolino basso, ma Bardini in tuffo disinnesca la minaccia. La ripresa si apre con una doppia occasione per Cosmo Palumbo che non inquadra la porta. Al 12esimo Bardini conquista palla sull'auto sinistro, converge verso il centro e prova il tiro a giro, ma il pallone passa vicino all'incrocio. Al 15esimo si rivede il Montegiorgio con il neo entrato Marchionni che calcia, il pallone diventa buono per Giambè, ma Bardini esce bene e sventa la minaccia. Al 20esimo Vittorio Esposito appena entrato ci prova, ma Mercorelli para a terra. Al 28esimo conclusione secca di Marchionni con Bardini attento. Quando la Vastese stava controllando bene la gara arriva il pareggio. Corre il 42esimo quando Marchionni si inventa una giocata d'applausi, conquista palla lungo l'auto sinistro, salta a due uomini e di esterno batte Bardini sul palo lungo. È in pratica questa l'ultima emozione di una gara fortemente condizionata anche dal vento. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi per analizzare il momento del Pescara. È davvero tutto, grazie ancora e vi auguro una buona giornata.